Open your eyes. Inside. Ecco, oggi è il 16 dicembre 2023 e siamo stati invitati dai lavoratori portuali di Ravenna a questa mangiata aziendale. Questa scritta: giù le mani dei portuali, sarà dura per voi opporvi a una grande famiglia portuali Ravenna. Ciao Ale, ciao, ti do un bacino perché allora stiamo aggiornati, eh? sì, come tu, sempre tu non puoi mancare, no. Senza di te non ci edifica un cazzo. Yes sir. Ok, alla prossima. Alla prossima. Allora andiamo dentro. Sì. Il possibile per rendere questo ambiente il più accogliente possibile, il più colorato, perché oggi è una giornata di festa, è il pranzo di Natale di tutti i lavoratori della compagnia portuale. E, beh, intanto vi dico la verità, sono molto emozionato, questo è il secondo anno che facciamo questo tipo di iniziativa, il secondo qui ci raduniamo tutti assieme, che credo sia una cosa molto importante, molto bella. Cerco di tirarla veramente, veramente breve, non voglio essere lungo, voglio ringraziare tutti voi per essere presenti, i nostri ospiti, a partire da Widel Baccani, che è la nostra parlamentare, diciamo così, del territorio, membro della Commissione Trasporti alla Camera, e Giacomo Costantini, assessore al turismo, eccetera, 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 tantissime altre cose, lo sport. Daniele Rossi, presidente dell'autorità portuale, ed è un grande onore avere Daniele qui con noi. E Luca Grilli, che secondo me lo conoscete abbastanza, tra l'altro con il grembiule lì del porcello è veramente straordinario. Ragazzi, guardate, veramente la tiro veramente corta. Abbiamo cercato di allestire questa sala in maniera così un po' festaiola, anche un po' identitaria, perché crediamo che la nostra identità, la nostra rappresentanza sia importante, sia una di quelle cose che abbiamo il piacere di rappresentare, e il palchetto da cui parliamo forse è l'emblema di questa identità. Questo carretto che noi normalmente utilizziamo per trasportare le merci in porto. Io sono molto orgoglioso, sono molto contento dell'iniziativa di quest'anno, spero possa diventare un appuntamento fisso, un appuntamento tradizionale di tutti i lavoratori della compagnia portuale. L'obiettivo di oggi, che cosa dobbiamo fare oggi? Niente, non dobbiamo fare niente. Dobbiamo fermarci, guardarci, chiacchierare, divertirci, prenderci il nostro spazio, il nostro tempo, conoscerci, fare delle chiacchiere, e mentre facciamo tutto questo guardiamoci attorno, guardiamo i nostri colleghi, guardiamo il nostro spazio e recuperiamo quella che è la nostra identità. Acquisiamo la giusta consapevolezza di quello che siamo, di quello che rappresentiamo, la storia del porto e la Ravenna. Grazie a tutti, buone feste! Bravo! È un piacere stare con voi anche da un punto di vista proprio degli incontri che si possono fare dalla vostra grande famiglia, perché da compagni di squadra a colleghi di lavoro, a compagni tra i banchi del Consiglio Comunale, no? C'è la città nella compagnia portuale, e non c'è solo dal punto di vista lavorativo il presidio più importante del nostro porto, c'è anche socialità attraverso la vostra associazione. L'altro giorno ero con Luigi Spadaro a inaugurare il bellissimo presepe che si litigano tutti i quartieri di Ravenna. Adesso è arrivato a Marina di Ravenna e già c'è Punta Marina che ci sta chiedendo di portarlo da loro, ma ovviamente Porto Corsini se lo aspetta. È una cosa che ovviamente è diventata iconica del nostro Natale.
e anche dal punto di vista sportivo. Io come assessore allo sport sapevo che la Portuali aveva una grande storia anche con il vostro spazio qui sopra, con la lotta greco-romana, ma la vivacità con la quale anche in altri sport come la pallavolo mi trovo a confrontarmi con chi da volontario dedica il tempo alla crescita dei più piccoli è veramente una cosa che mi entusiasma e mi dimostra la grande forza della compagnia Portuale. Quindi io vi faccio semplicemente tanti auguri di buone feste a voi e alle vostre famiglie, vi ringrazio per tutto quello che la compagnia fa per la nostra città e per il nostro porto. Tanti auguri. Grazie. Anch'io rapidissima, come insomma, questo è già il secondo anno che vengo volentieri a condividere questo momento di incontro, di socialità, di festa, come diceva Denis, e dopo un anno ogni tanto si provano a fare dei bilanci, ma adesso non abbiamo tempo per farlo completo ed esaustivo, anche perché appunto è un momento di festa e di incontro, però come diceva Denis è anche un momento dove un po' ci si guarda intorno, no? Giacomo ha appena detto che qui dentro c'è la città nella sua vita, nella sua operosità, nel modo in cui abita gli spazi dello sport, della cultura, del lavoro. La portualità sta però anche nel mondo, e quindi credo che questo anno si chiude con un po' di preoccupazione, forse un po' di più di quella dello scorso anno rispetto a quello che sta succedendo, no? a livello mondiale intorno a noi, e sappiamo come questo impatti forse Ravenna più di altri porti in giro per l'Italia. Ha subito per esempio quello che è successo in Ucraina, e il paese tutto, no? Che è immerso nel Mediterraneo subirà o comunque avrà addosso quello che invece succede nella sponda sud del Mediterraneo e sicuramente in
L'invito che ho ricevuto oggi a venire qui da voi è stato il più bello di tutte queste occasioni di cene, di pranzi, di questi giorni. È stato veramente un onore, un piacere essere qui con voi, condividere un momento di pace, di relax, dopo 7 anni vissuti intensamente. I miei 7 anni qui sono stati difficili, sono stati a volte tristi, sono stati a volte pieni di entusiasmo, e questo credo che lo devo solo a quando ho condiviso con voi dei momenti, delle aspettative, delle speranze. La missione che mi è stata affidata quando sono arrivato sembrava impossibile, forse lo era. Ecco, oggi vi posso dire, dopo 7 anni, ce l'abbiamo fatta, ce l'avete fatta. Questo porto avrà ancora 2000 anni di vita. Voi avrete ancora 2000 anni di vita. Gridate con orgoglio: noi siamo il porto di Ravenna. Bravo! Come ho avuto vita, griderò con orgoglio: io sono un portuale. Bravo, cazzo! Mi fa piacere perché tanti di voi conoscono Daniele come una persona seria, lo è. Però il Daniele che piace a me è questo, caloroso, che si altera, che si arrabbia. Ieri sera in una serata di gara ha cominciato dicendo: vi prometto che non farò il solito pippone sui fondali. E lì per me sbaraglia tutto, perché è stata la cosa più bella che ha detto ieri sera. E vi dico solo questo, 3 cose fondamentali. La prima, sono d'accordo con Dennis, è una cosa questa da rifare, ma l'anno prossimo Cassettina, tutti quelli che diranno è la prima volta che vedo Grilli lavorare metteranno un euro, perché oggi l'hanno detto in 500 mentre cucinavo, e quindi quello lo facciamo. E cos'era che dicevi? La seconda è che oggi è una giornata di festa ed è bello, sono passati tanti ragazzi, soci, sono passati tanti interinali, sono passati pensionati, sono passati figli di, perché questa è la bellezza di questa realtà. Stiamo cominciando a vedere i figli delle persone che hanno reso e stanno rendendo grande questa realtà, e questa è una gioia incommensurabile per noi. L'altra è che vi posso garantire una cosa: chi con i propri ruoli a livello parlamentare, a livello ministeriale, a livello associativo, vi posso garantire che le persone che sono su questo palco fanno di tutto per difendere voi, per difendere questa realtà e di fare per di Ravenna un esempio come deve essere. Quindi mi unisco ai ragazzi e vi dico un grande augurio a voi e ai vostri familiari. Rinnovo sia dal punto di vista dell'amministrazione comunale, ma anche per l'autorità portuale, l'invito che ogni anno facciamo per la Befana, quindi per il 6 gennaio al Cinema City. Venite con bambini, nipoti, figli e figlie di vostri amici, c'è spazio per tutti per guardare il film. E ancora una volta auguri a tutti voi e alle vostre famiglie. Grazie mille! Bravo! Ha dato una notizia importante. È un portuale. Quale? Che il porto di Ravenna avrà altri 2000 anni di lavoro. Minimo. È una bella roba questa, eh? Questa è vera, però. È soprattutto vera, perché sarà bello vera. Vedere come si realizzerà. Open your eyes. Inside.